Pentecost, il film da non perdere in uscita il 22 marzo. La nuova commedia di e con Vincenzo Salemme, Una festa esagerata, promette di fare scintille al botteghino, ma nelle sale ci saranno anche Pacific Rim 2 La Rivolta, il divertentissimo Peter Rabbit, il western Hostiles Hostili, con Christian Bale e Rosamund Pike, la struggente storia d'amore, Il sole a mezza e Un sogno chiamato Florida, con Willem Dafoe. Da domani al cinema troveremo Una festa esagerata, la nuova commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme con Tosca D'Aquino e Massimiliano Gallo, che promette di fare scintille al botteghino. A fargli concorrenza ci sono i sequel Pacific Rim 2 La Rivolta, con John Boyega nei panni del ribelle Jake Pentecost, il divertentissimo Peter Rabbit, adatto al pubblico di tutte le età, il western Hostiles Hostili, con Christian Bale e Rosamund Pike, la struggente storia d'amore, Il sole a mezza e il bellissimo Un sogno chiamato Florida, con Willem Dafoe, candidato agli Oscar come miglior attore non protagonista. Una festa esagerata, siamo a Napoli e a Casa Parascandolo fervono i preparativi per la magnifica festa di 18 anni di Mirea, amata figlia di Gennaro e Teresa. Lui, geometra e piccolo imprenditore edile di poche pretese, lei, moglie dalla feroce ambizione che per il grande giorno ha deciso di fare le cose in grande e non badare a spese. La grande festa rischia di rovinarsi per la morte del signor Scamardella, l'inquilino del piano di sotto. Ma si può fare una festa con un morto sotto casa? Pacific Rim 2 La Rivolta, il ribelle Jake Pentecost, un tempo promettente pilota Jäger il cui leggendario padre diede la vita per assicurare la vittoria dell'uomo sui mostruosi Kaiju. Jake decide poi di abbandonare il suo addestramento, per ritrovarsi coinvolto nel mondo della criminalità. Quando però una minaccia ancora più inarrestabile rischia di abbattersi sulle nostre città e di mettere in ginocchio l'umanità, la sorella Mako Mori, adesso a capo di una nuova e coraggiosa generazione di piloti cresciuti all'ombra della guerra, dà a Jake un'ultima possibilità per dimostrarsi all'altezza dell'eredità lasciata dal padre. Mentre cercano giustizia per i caduti, la loro unica speranza è unire le forze in una rivolta globale contro l'estinzione. Jake verrà affiancato da Nate Lambert, un talentuoso pilota rivale, e dalla quindicenne Amara, un hacker di Jäger. Ribellandosi per diventare la più potente linea di difesa mai esistita, faranno rotta verso una nuova, spettacolare avventura di gigantesca portata. Peter Rabbit, l'eroe disso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea. Nel live action l'ostilità tra Peter e Mr. McGregor si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l'affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali. Hostiles Hostili, New Mexico, 1892. Il leggendario capitano Joseph Ilunga Blocker, implacabile sterminatore di pelle rossa, sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi, scortare Falco Giallo, un capo indiano malato terminale, dal forte dove è tenuto prigioniero alla riserva indiana sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. Nel corso di questo lungo e tormentato viaggio, questi due grandi guerrieri, un tempo rivali, impareranno a fidarsi l'uno dell'altro e a trovare la pace in una terra che non perdona. Il sole a mezza, la 17enne Katie è costretta fin da piccola a vivere nel buio della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei anche la minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada Charlie, quel bambino che osservava tutti i giorni dalla finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l'amore in un modo del tutto speciale. Un sogno chiamato Florida, il film racconta la storia di Moonee, una vivace bambina, e dei suoi amici Scooty e Iani, le cui vacanze estive ad Orlando, Florida, si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura tipici dell'infanzia, mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili. Hanno circa 6 anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in un'avventura. Moonee è una piccola canaglia, la sua giovane mamma Alley si muove lungo il confine tra legalità e crimine e l'unico che cerca di tenere insieme le cose è Bobby, il manager del Magic Castello.